Buonasera a tutti voi, 25 giugno, nuova edizione del TG Alto Tevere. Sono tante le notizie in programma questa sera. Partiamo purtroppo dalla cronaca con una terribile notizia. A pochi giorni dalla prematura scomparsa di Virginia Berliocchi, l'Alto Tevere si trova alle prese davvero con un'altra improvvisa morte. Questa volta raccontiamo la scomparsa prematura di Sofia Addoni, 30 anni. A quanto risulta, la ragazza è stata colta da un malore accusato nella sua casa di Marcignano, nel comune di Monte Santa Maria Tiberina. Sofia era molto conosciuta anche come artista e cantante, faceva parte del gruppo musicale FGB's. Numerosissimi messaggi di cordoglio alla famiglia, arrivati anche dai sindaci del territorio e dai tanti amici e dalle associazioni che nel tempo hanno avuto modo di collaborare appunto con Sofia. Voltiamo pagina, parliamo ora di politica, apriamo appunto un'ampia parentesi dedicata alla politica territoriale. Ieri sera a San Giustino si è insediato il Consiglio Comunale dopo le recenti elezioni amministrative che hanno visto eleggere il sindaco Stefano Veschi. C'eravamo anche noi. A San Giustino si insedia il Consiglio Comunale dopo la recente tornata amministrativa che ha eletto Stefano Veschi. Quale sarà la squadra di governo e i componenti della giunta? Ma la squadra di governo sarà composta da Sara Marzà, vice sindaco e assessore all'urbanistica e all'ambiente, Andrea Guerrieri, bilancio, personale, innovazione tecnologica e partecipazione, Enzo Franchi, scuola, sociale, integrazione sociosanitaria, e poi Loretta Zazzi, con deleghe di cultura, turismo, commercio e artigianato. I primi atti amministrativi quali saranno? Innanzitutto proporrò l'adeguamento dello statuto comunale alla legislazione nazionale per far sì di nominare il quinto assessore che sarà nelle prossime settimane, Simone Selvaggi, con deleghe ai lavori pubblici, patrimonio e viabilità. Sara Marzà, la prima esperienza da vice sindaco dopo una lunga esperienza però nei banchi del Consiglio Comunale. Una bella prova e comunque sia in questi anni ho avuto l'opportunità di crescere, di fare l'amministratore, l'amministratrice e ora ecco per me sarà veramente un ruolo importante, ma sono sicura che a fianco del sindaco Veschi sarà senz'altro tutto più semplice. Però sono contenta che i cittadini hanno espresso fiducia in tutto il nostro gruppo, in tutta la nostra squadra e sono fiduciosa che faremo senz'altro un bel lavoro. Se a San Giustino è stato confermato il governo di centrosinistra, ieri a Gubbio c'è stato un ribaltone. Dopo 79 anni di governo appunto del centrosinistra, si è voltata pagina ed è stato eletto nuovo sindaco Vittorio Fiorucci, in capo ad una coalizione di centrodestra che vedeva al suo interno Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e due liste civiche. Rocco Girlanda, che al ballottaggio ha ottenuto 1.383 voti in meno è pronto per l'opposizione. Seguiamo il servizio di Caterina Panfili. Fuochi d'artificio a Gubbio in Corso Garibaldi, dove il centrodestra festeggia il nuovo sindaco Vittorio Fiorucci, che con il 55,26% dei voti ha primeggiato su 29 seggi su 32 rispetto a Rocco Girlanda, che con 1.383 voti in meno ha raggiunto il 44,74%. Pronti alcuni consiglieri della maggioranza. È stata sicuramente una vittoria storica, perché comunque una lista civica che appoggiata dai partiti di centrodestra è riuscita finalmente a vincere questa tornata elettorale. Saremo contornati da professionisti che possano relazionarsi in maniera più fluida possibile con i dirigenti, proprio per agevolare quest'opera di pianificazione e di progettazione. Fermo restando che il primo lavoro da fare è stare chiusi nel palazzo per qualche mese, tirare fuori le scartoffie dai cassetti, perché sono lì da 80 anni. Quindi sicuramente uno sguardo più, diciamo, progressista, più di progettazione. A votare il 53,45% della popolazione, più di 4.000 dunque iogubini, che rispetto al primo turno, dove la percentuale d'affluenza era del 68,61%, non sono andati a votare. Tra i votanti 1.904 le schede nulle e 338 le bianche, per un totale di 1.432 voti annullati. Certo, pensare che questa città ha virato a destra era uno dei nostri, delle nostre
nostre più grandi preoccupazioni, quindi l'opposizione sarà ovviamente un'opposizione costruttiva, ma sarà attenta soprattutto ai temi sociali. Da Gubbio torniamo ora a Città di Castello per parlare di un cantiere del PNRR e quello dell'asilo nido La Coccinella nel quartiere di San Pio, i cui lavori sono fermi da diverse settimane, un caso che viene sollevato dalla consigliera di Castello Cambia Emanuela Arcaleni, che porta appunto la vicenda in consiglio comunale. Vediamo. Un cantiere di edilizia scolastica importante, partito 3 anni fa e che ora sembra a un punto di stop, è quello dell'asilo nido La Coccinella nel quartiere San Pio. Una struttura da circa 60 posti, la cui ricostruzione era stata affidata tramite un appalto iniziale da 740.000 euro alla ditta Tosco di Frosinone, un servizio molto utile e frequentato che ha visto lo spostamento delle sezioni in altre strutture, con diverse famiglie che ora si chiedono quando potranno usufruire del nuovo asilo nido. Anche perché, mentre alcuni edifici scolastici sono stati inaugurati, altri sono oggetto di interventi e altri ancora ne attendono di imminenti, il cantiere della Coccinella pare abbandonato da diverse settimane, tanto che la capogruppo di Castello Cambia, Emanuela Arcaleni, ha deciso di chiedere chiarimenti in consiglio comunale. Questa situazione anche la troviamo in una, chiaramente in una determina che fa partire i lavori con un esborso di circa 740.000 euro, che però con successive varianti, circa 5, arrivano fino a 960.000 di totale generale. Malgrado quindi un aumento non indifferente, i lavori comunque non procedono. Questo si riflette naturalmente sul servizio, perché le famiglie sono costrette a portare naturalmente i bambini in altre strutture. Sono stati circa 60 posti perché le strutture non sono tutte quante adeguate. Insomma, ho cercato di spingere su questo proprio per comprendere le motivazioni di questa situazione, che deve essere assolutamente sbloccata prima possibile. Torniamo ora a New York, dove già vi avevamo raccontato ieri lo svolgimento di un'importante manifestazione del settore agroalimentare. Ebbene, ci torniamo perché c'è un'importante novità. In America è arrivato il benestare all'Umbria e alla Toscana per l'esportazione dei prodotti di salumeria tipici del nostro paese. A darne notizia è tra gli altri Cristiano Ludovici, amministratore delegato del gruppo alimentare Valtiberino, nonché presidente dell'Istituto Salumi Italiani Tutelati. Lo sentiamo in questo servizio di Alessandra Chieli. Direttamente dal Summer Fancy Food di New York arriva una splendida notizia. Gli Stati Uniti hanno dato il via libera per l'esportazione dei prodotti di salumeria all'Umbria e alla Toscana. Splendido risultato di un intervento di sistema. Noi era tanti anni che aspettavamo questa apertura e negli ultimi 2 anni, per fortuna, la situazione ha avuto una forte accelerata grazie all'interessamento dell'assessore della regione. Abbiamo avuto una costante attenzione da parte dell'onorevole Nevi, rappresentante della Valnerina, che poi ha coinvolto fino alla rappresentanza della Farnesina il ministro Tajani, che nei bilaterali, immagino, ha sbloccato la situazione che vedeva impedito alla regione Umbria e alla Toscana di poter esportare i prodotti di salumeria. È uno dei mercati più importanti per il nostro settore. Siamo fortemente coinvolti e direi anche eccitati dall'idea di poter portare tutta la gamma dei nostri prodotti su questo mercato. Da New York torniamo invece in Valtiberina, precisamente in Valtiberina Toscana, a Sansepolcro, per Kilowatt Festival 2024. Sono tante le novità in programma, le sentiamo in questo servizio di Paolo Tilli. Stagione 2024 per Kilowatt Festival, un appuntamento sempre importante. L'assessore Francesca Mercati ci dice quali sono le novità di quest'anno. Sì, è una edizione che ci rende particolarmente soddisfatti, la terza della nostra amministrazione, però diciamo è la prima dal ritorno completo a Sansepolcro del Kilowatt Festival. Ci tenevamo moltissimo, la cosa è avvenuta e quindi questo ha testimoniato
testimonianza del forte legame tra l'organizzazione e la città. È un evento davvero molto importante che si svolge nel periodo estivo, quello di luglio, che è in grado di portare a Sansepolcro veramente il meglio dell'espressione artistica contemporanea. È una cosa alla quale tengo molto anche, è una realtà questa che è capace di uscire dai confini, direi non solo del comune, della regione, ma proprio dai confini nazionali, perché ci sono sempre anche spettacoli in lingua e forte è il legame anche con l'Europa. C'è un ritorno pieno e completo del Festival a Sansepolcro. Penso che sia un successo per la città, penso che sia un successo per l'amministrazione e devo dire che noi siamo molto felici. Questi due anni a Cortona sono stati importanti, erano sempre a metà, insomma, metà Cortona e metà Sansepolcro, però è chiaro che il nostro cuore, la nostra volontà, la nostra continuità erano e sono sempre rimasti su Sansepolcro. Ci sono state delle difficoltà, lo sappiamo tutti, però insomma poter annunciare, poter festeggiare che sono superate, che c'è stata la volontà di superarle, credo che sia il senso del nostro essere qui oggi, la cosa più bella che potevamo annunciare. Cultura, Città di Castello, non si spengono gli echi dell'anno signorelliano, poiché in Pinacoteca Comunale si sta svolgendo un interessante restauro, quello della Pala di Santa Cecilia, che a sua volta sta diventando un cantiere di studio. Sentiamo. In Pinacoteca Comunale di Città di Castello si sta svolgendo il restauro della Pala di Santa Cecilia grazie al supporto di Ecampus tramite Art Bonus. Utilizziamo delle strumentazioni scientifiche non invasive e portatili che fanno parte dell'infrastruttura europea chiamata IRIS, che è appunto acronimo di European Research Infrastructure for Heritage Science, che è costituito da una serie di strumentazioni uniche utilizzate per analizzare le opere d'arte direttamente in situ. Immaginatevi un laboratorio che si sposta dove sono conservate le opere d'arte. Di fatto dagli anni 2000 in poi, con l'istituzione e l'origine proprio del laboratorio mobile che si chiama MOLAB, e qua è proprio quello che abbiamo utilizzato, si è riusciti a evitare per quanto possibile ogni tipo di campionamento e portare le strumentazioni, che sono in genere di dimensioni troppo enormi per essere trasportate, e utilizzare, invece compattarle in strumentazioni portatili, trasportabili, che permettono di investigare l'opera d'arte senza nessun tipo di contatto. Per quanto riguarda il restauro, l'opera diciamo si sta volgendo il termine della pulitura. Ho avuto la possibilità di attivare una collaborazione con CNR, Università di Perugia, IRIS. È stata una rivelazione, non so solamente di luce ma anche di colore. La tavola prima del restauro era praticamente uniformemente gialla, marrone, aveva un sacco di ridipinture, soprattutto la parte alta ha recuperato quei valori cromatici e anche di tridimensionalità che erano sostanzialmente appiattiti da interventi e sostanze che sono state sovrammesse nel tempo e ora con la pulitura praticamente al suo termine già uno può apprezzare anche da un punto di vista proprio storico, per nuove anche interpretazioni della tavola, quello che è un'opera probabilmente realizzata dalla bottega di Signorelli, ma su un progetto di Luca Signorelli stesso. A ottobre ogni anno si svolgono le premiazioni del premio letterario Città di Castello, riservato agli scrittori emergenti, che quest'anno ha un'importante novità. È infatti stata istituita una sezione permanente dedicata ai carcerati, ai detenuti delle carceri italiane che possono produrre i loro scritti per loro. L'iscrizione scade il 30 giugno, fra pochi giorni. Vediamo. Destinazione altrove, la scrittura come esplorazione di mondi senza tempo è il titolo della sezione speciale del premio letterario Città di Castello, al centro nelle scorse settimane di un protocollo d'intesa fra il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, la Società Dante Alighieri e l'Associazione Culturale Tracciati Virtuali, che promuove il concorso. Progetto unico, perché il premio letterario Città di Castello sarà l'unico in Italia, nel panorama dei concorsi letterari che sono migliaia, ad avere una sezione permanente dedicata ai reclusi e alle recluse di tutti i penitenziari italiani. Questa idea è nata un anno fa, quando al concorso partecipò una raccolta scritta dai detenuti delle carceri di Spoleto e Perugia e ebbe una menzione speciale da parte della nostra giuria. Ma la selezione è partita
Sì, è già partita, i reclusi potranno partecipare con dei racconti o con delle poesie, l'iscrizione scade il 30 di giugno e poi ad ottobre ci sarà la cerimonia di premiazione di questa sezione speciale, come di tutte le altre sezioni, al Teatro degli Illuminati qui a Città di Castello. Quella delle condizioni delle carceri è una tematica di forte attualità. Si parla tanto di difficoltà, di problemi legati al sovrannumero dei carcerati nelle nostre strutture. Vogliamo dare il nostro contributo affinché le condizioni di queste persone possano essere migliorate sotto l'aspetto della cultura. Bene, con questa bella iniziativa si chiude la nostra edizione del telegiornale. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata a tutti voi.